più squallido d'un cimitero. Allora, quanto ci mette quell'uomo a decidersi? Mi fa pena, ci credete? Sempre con quella davanti senza poterci mai far niente. Quella ragazza si merita di meglio. Presuntuoso. Cosa volete, whisky? Cosa avete? Whisky. Hai mai visto un tipo simile? Io desideravo un'aranciata e lui non ha che whisky. È un bel guaio, vero? Altro che. Due bicchieri e una bottiglia. Beh, cosa state ruminando? È obbligatorio ruminare qualcosa? Alla faccia vostra. Che tipo cordiale, vero? No, vorrebbe chiederti se la sua ragazza è ancora nel paese. Ragazza? Se intende Rosa Melba, no? È partita per San Francisco in primavera. Non è vero. Promise di aspettarmi. Invece è così. Che paese. Secondo me l'hanno fatto scappare le donne sposate. Oh, non con la violenza e neanche con le unghie. Ma le hanno reso la vita impossibile. Non che avesse fatto qualcosa di male, ma avevano una paura dannata di lei. Allora che diavolo si fa in questo paese? Se volete mettervi in fila per far la corte a Dora... No, no. L'unica altra zitella che io conosca ha 80 anni, è cieca e zoppa. Non vi restano che 5 cose. Giocare, bere, dormire, mangiare e litigare. Ma se vi piace il biliardo ce n'è uno nuovo di là. Che bel paese. Sembra che Risley sia ancora qui. Lo sceriffo? Credevo che non si muovesse da Reno se non per qualcosa di grave. Dick, che sia venuto per quei razziatori di cui si parlava in autunno. Può darsi. È diventato un argomento molto delicato, eh? Preferiscono parlarne con persone che conoscono a fondo. Temono di scoprire che è stato qualche loro amico. Forse. Hanno rubato anche questa primavera? Sì. Quanti capi? Circa 600. E non hanno indizi. Hanno trovato le peste di una piccola mandria di cavalli ferrati verso il confine sud. Ma non se ne accorgerebbero tutti se comparissero facce nuove? Sicuro. Non ce ne sono state. Eccetto le vostre. Che vorresti dire? Come sei permaloso. Impicciati degli affari tuoi e non fare allusioni. Non volevo offenderti. Volevo farti capire come stanno le cose. Senti, ma... calmo, Gino. Ha bevuto 5 whisky e se l'è presa a causa di Rosa. Tu lasciala stare, Rosina, capito? Va bene, stavo solo scherzando. Sai stare agli scherzi, spero. Sicuro che so stare agli scherzi. Certi scherzi. Avete perso bestiame voi altri? Solo quel tanto che è stato ucciso dal freddo e dai lupi. Non hai idee in proposito, Franco? È meglio non avere idee. Parla più chiaro. Ci sono già tante cose qui che non sono chiare. Stai ancora parlando di razziatori. E di facce nuove. Che aria felice, eh? Aveva bisogno di sgranchirsi. Quando diventa di cattivo umore o gli si confonde il cervello, non si sente bene finché non ha litigato. Non gli importa se le prende o le dà. Dopo è felice come una Pasqua. Mm.
E quello lì non si è ancora deciso. Oh, per la miseria. Ora devo ricominciare a bere un'altra. Quello là deve avere molta fretta. Darwin mi ha colpito col pugno? No, con una bottiglia. Allora va bene. Ehi, lascia stare, Franco, capito? E perché? Perché l'hai già ridotto male, potrebbe anche offendersi. Gliel'ho date davvero? Credevo che le avessi rotto la testa. Sul serio? Maledette canaglie! Mi avevano sparato alla testa! Cosa? Dov'è successo? Giù nel fondo sud della vallata, 8 miglia dalla sua fattoria. L'hai veduto? Io no, l'ho veduto Olsen, l'ha trovato in un fossato asciutto al sole, con la testa bucata. Quando? Saranno state le 2, ma devono averlo ucciso molto prima, perché il suo cavallo è stato trovato sullo stradone. Hanno preso bestiame. Non si è stabilito ancora, aveva comprato molte mandre ultimamente. Olsen ti ha detto di avvertirci. No, signore, avevo una tale fretta che mi ha solo gridato di chiamare lo sceriffo. Ehi, corri, chiamalo! Razziatori. Si direbbe di sì. Chi hanno ammazzato? Kinkett. Kinkett? L'amico di Franco? Sì. Sono stati insieme da quando erano ragazzi. Dalla scuola elementare alla fattoria del fondovalle. Sicuro, lo conoscevi. Un irlandese di poche parole, ma cantava sempre. La gente qui non si calmerà finché non si troverà chi l'ha ucciso. Linciaggio? Credo di sì. Aspetta, Franco, aspetta! Non c'è fretta. Anche se hanno 5 ore di vantaggio. Siamo a 500 miglia dalla frontiera più vicina. E poi chissà quanti uomini saranno. Non aiuti il tuo amico se ti fai uccidere anche tu. Quel ragazzo non sa che direzione abbiano preso. Aspettiamo notizie precise. Ti diamo tutti ragione in questa cosa e tu lo sai. Ma bisogna agire ordinatamente e far giurare le guardie. Così partiamo con la certezza di mettergli le mani addosso. Va bene. Ma fate presto. Qualcuno dovrebbe chiamare lo sceriffo e il giudice Talle. Ah, che ce ne importa del vecchio Talle con le sue chiacchiere? Ehi, lavoriamo alla svelta, senza tanti pezzi di carta a confonderci le idee. Non si tratta soltanto di furto, è omicidio. No, aspettate un momento. Non partiamo così alla cieca o dovremo pentircene dopo. Vogliamo agire in modo ragionevole e legale, non come tanti banditi. Il guaio con te, Davide, è che pensi solo al tuo negozio e non ci vedi guadagno in questa faccenda. Ma se voi altri offrite di comprare la corda da lui, allora... Andiamo, vieni con noi, capito? Mi dispiacerebbe non esserci. Ma sarei ancora più contento se facessimo la festa a te. Chi lo sa, io spero ancora. Me ne ricorderò quando sarà il momento giusto. Da noi nel Texas si acchiappa un uomo e si impicca senza tante storie. Hai ragione. Bisogna fare giustizia. Non si tratta di un furto stavolta, ma di un omicidio. Larry Kinkead era uno dei migliori galantuomini sulla faccia di questa terra e adesso sta in un fosso con una pallottola piantata in testa. Se lasciate correre, niente sarà più al sicuro qui. Né il bestiame, né le case, né nemmeno le nostre donne. Io sono con te, Franco. Vado a prendere un fucile e una corda e ritorno subito. E se gli altri hanno paura, andremo tu ed io soli. Ci sto anch'io. Avanti, ragazzi, prendete le armi! Fatemi a sentire! Non perdete la testa, aspettate! Non potete fare in questo modo, non potete! Sta zitto, vecchio, nessuno ti ha chiesto di accompagnarci. Non se la prenda, signor Davide, lei ha fatto il possibile. Vorreste farmi un favore, Gino? Dipende. Io mando Gianni a chiamare lo sceriffo e il giudice Tale. Tu vai con lui per spiegare la situazione. Ma lei sa in che posizione ci troviamo, Alde Dio? Siamo capitati in un brutto momento. Io devo restare qui a vedere di trattenerli finché capiranno quello che fanno. Se riesco a rendere legale questa cosa, non chiedo altro. Avanti, andiamo. Aspetta un momento. Tu conosci Metz? Quello che chiamano il beccaio? Sì, lo sceriffo l'ha fatto suo sostituto durante la sua assenza. E noi non lo vogliamo qui. Beh, ma avete detto che sarò io il boia, sicché mi sono preparato. Credete che non sappia il mio mestiere? È un po' pallido, signor David. Farebbe meglio andare a casa a riposarsi per il funerale. Magari potrà venderci i fiori. I ragazzi comprerebbero i suoi fiori anche per un ladro, a patto però che fosse morto.
Prendi cappello e fucile. Io non vengo, papà. Non voglio sentire discussioni. Fai come ti dico. Vedremo se questa volta riuscirò a fare un uomo di te. Ed ora stai attento, tieni il cappello in mano e pulisciti le scarpe. Ebbene? È in casa il giudice, signora? Sì. Potremmo vederlo? Roba d'ufficio? No, siamo passati a prendere un caffè. Spiritoso. Ci manda il signor Davide, signora, è una cosa importantissima. Non è l'orario d'ufficio. È la dolce metà del giudice. È la governante, sua moglie è morta. Io l'ho sempre detto che quel giudice è un uomo senza carattere. Avanti, avanti! Ha detto avanti! E bravo Gino, come vanno le cose dalle parti vostre? Non c'è male, grazie. Non direi che tu ti sia sciupato dall'ultima volta che ci siamo visti. In che cosa posso esservi utile? Ci manda il signor Davide. Oh, come sta l'amico Davide? Bene, spero. Sì, ma potremmo parlare un momento da soli. Ah, si tratta di una cosa privata, eh? Sì, signore. Il signor Davide ha detto solo con lui e con lo sceriffo Risley. Risley non è qui, lo sostituisco io. Dove è andato? È andato da Larry Kincaid stamattina. Quando ritornerà? Oh, non l'ha detto, forse fra un paio di giorni. Ma potete dire a me quel che dovevate dire a lui. Questo lo sappiamo, ma si tratta del signor Davide. Se la cosa ti riguarda, il giudice te lo dirà. Certo, Maps, certo. Va bene, ma se dipende dallo sceriffo, chiami me, capito? Naturale. Dunque, in che posso servirvi allora? Non è che il signor Davide non voglia che vadano, ma vuole che prestino giuramento come guardia di arrestare gli assassini senza impiccarli. E si raccomanda che lei o lo sceriffo facciano presto. Maledizione, lo sceriffo non c'è. Oggi doveva capitare. Parli lei agli uomini, le daranno retta. No, 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 non è affar mio, non sono autorizzato ad occuparmene. Dove volete andare voi, Maps? Ad arrestare e giustiziare l'assassino di Larry Kincaid. Tocca allo sceriffo, no? Ma non è legale. Sarebbe un linciaggio vero e proprio. Ci penso io a renderlo legale. Faccio fare il giuramento come guardia a tutti. Ma non siete autorizzato. Solo Risley ha l'autorità di creare guardie giurate. Dobbiamo dire a Davide che lei verrà? Sì, certo, per forza dovrò andarci. Maledizione, questo riguarda lo sceriffo, non me. È bene andare e castigarli una volta per sé. Che penso io? Vieni con noi, Sparks! No, grazie, signor Smith. Non credo che verrò. Ti consiglio di venire, Sparks. Non si vede tutti i giorni un impiccagione in un angolo sperduto come questo. Non avrai niente da fare. Lavoreranno gli altri per te. Credo sia bene di avere un reverendo fra noi perché reciti le preghiere dei morti. Forse ha ragione, signor Smith. Sarà bene che ci sia qualcuno per raccomandarvi al Signore. Davide ti presterà la Bibbia, così potrai dire le preghiere ai cadaveri. La ringrazio tanto, ma conosco tutte le preghiere a memoria. Bada che si burla di te. Lo so, Signore, ma il Signor Smith, sbagliando, ha ragione. Sì, dovrei venire con voi. Puoi prendere uno dei miei cavalli, se vuoi. Grazie, Signore. Ora vado a prenderlo. Evviva! Arriva Emma! Arriva! Avanti, siamo tutti pronti! Salve, ragazzi! Che serata, Emma! Muoviamoci! Andiamo! Allora, ragazzi, che stiamo aspettando? Il giudice! Davide gli ha fatto dire di venire. Comprendo come vi sentite. Il mio vecchio amico Kincaid, uno dei migliori, più nobili... Non ci faccia la predica. Basta che ci dia il via. Io so che non potete venir meno a quel che considerate il vostro dovere.
Ma non vorrete certo agire senza riflettere, con quella stessa inosservanza delle leggi che fu causa di sinefanto delitto. Oh, giudice, se la tira così a lungo, gli altri intanto passeranno la frontiera. Dite ancora una sola parola e vi citerò per aver ostacolato il corso della giustizia. Come si può ostacolare se non si muove mai? E voi, Emma Grani, una donna, prestarvi ad una cosa simile. No, sentite, sentite. Mi hanno detto adesso che lo sceriffo Risley è andato da Kinke. È vero, giudice? Sì, è andato giù stamattina. Sì, così vedete che si stanno già occupando della cosa, legalmente. Voi altri fareste una lunga cavalcata per niente. Sarà buio fra poco e fa già freddo. Date retta a me e venite dentro. Bevete aspettando che torni lo sceriffo. Offro io da bere, ma solo un bicchiere a testa, sennò vado fallito con voi. Offro il secondo bicchiere. Se qualcuno di voi vuole restare in paese, posso ospitarne sei. Se non vi secca, dormire due per letto. Del resto non è che rinunciate, ragazzi, non è che buon senso. Franco, tornate! Non ve lo chiedo, ve lo ordino! Non dovete preoccuparvi, Franco. Questa faccenda verrà sistemata. Già, e ora vi dico chi la sistemerà. Io. Vi avverto, l'uomo che ha ucciso Larry Kinkett non tornerà qui perché possiate prenderci in giro per sei lunghi mesi con le vostre chiacchiere e poi rilasciarlo perché David o qualche altra donnetta sostiene che in fondo è un brav'uomo. Kinkett non ha avuto sei mesi per decidere se voleva morire. Allora vi sciogliete? Davide ci ha quasi convinti, maggiore. Di che, signor Davide? Ma che... Immagino che abbiate supposto che i razziatori fossero avviati verso sud. Ma sì, certo. E invece no. Sono andati ad est per il passo. Attraverso le montagne? Per la vecchia strada della diligenza. Ma è a quasi 3.000 metri. Presso a poco. Sarebbero pazzi ad andare di là. Non tanto, signor Davide, se hanno calcolato che così li avremmo considerati. Come mai è così sicuro, Telly? Pancho li ha visti. Stava tornando da Pico e ha fatto fatica a superarli sul passo. Sì, egli non visto me, io credo. Così, lui è venuto giù in la conca e io ho mandato mio cavallo fuori strada. Così, prima penso di dire ciao e poi penso, meglio di no, perché ha bestiame. Bestiame? Sì, perché credi è uscito di strada? Bene, va avanti. Quando vedo i marchi del bestiame, io sono molto silenzioso. Com'era il marchio? Oh, erano sul collo tre piccoli... È il marchio di Kinkett. Quanti erano? 40 capi. No, i ladri! Why were you so long in bringing us this word, Major? I knew my son would want to go along. He was out on the range. Major Tetley, you mustn't let this be a lynching. This case of what I choose, Davies? Promise me you'll bring him in for a fair trial. I promise I'll abide by the majority will. Tetley? Lei sa che cosa è legale e che cosa non lo è. Noi chiediamo che l'arresto sia affidato a guardie giurate, comandate da un ufficiale di polizia. Allora tocca a me. Sono il luogotenente di Risley. In tal caso, Maps, potete far giurare tutti noi altri. Ma non è legale. Nessun luogotenente ha il diritto di far giurare. Voi che dite, ragazzi? Per me va benone. Vai avanti col giuramento. Maps, voi trasgredite la legge. Giurate alzando la mano. Io faccio solenne giuramento che sono una guardia giurata per l'arresto degli assassini di Larry Kinkett e che intendo attenermi alle decisioni della maggioranza in nome di Dio. Dite giuro. Giuro! Giuro! Andy, riportate vivi quegli uomini o come è vero che sono giudice ve lo farò pagare a voi e alla vostra masnada. Belli! Lei non ci viene, eh? Prendimi il cavallo, voglio andare con loro. Poi va giù da Kinkett. Chiamalo, sheriff.
Ci fermeremo un momento qui per dare respiro ai cavalli. Quindi, prendete un uomo con voi. Andate su quella montagna e guardate che cosa si vede. A fare questo lavoro di notte bisogna essere matti. Credevo ti piacessero le emozioni. Ma io non ho niente in contrario che impicchino un ladro assassino. Ma non mi piace stare al buio. C'è sempre qualche pazzo che perde la testa e si mette a impiccare chiunque trova. Noi? Non mi meraviglierei troppo. Non eravamo obbligati a venire qui. Ma avremmo dato nell'occhio, no? Però mi piace scegliere io i miei capi. Questa volta però direi che te li hanno imposti. È questo che non mi va. Quello Smith e Bartolo che comandano a destra e a manca. Franco è quel rinnegato di Telly, mascherato da colonnello che si dà tante arie. La prima volta che ha visto il sud è stato dopo la guerra, quando è venuto qui per sposare la madre del ragazzo e si è fatto cacciare di casa dai suoceri. Mi era parso che ci fosse qualcosa sotto nel vederlo mascherato così. Sicuro? Credi che vivrebbe nascosto fra le montagne se non ci fosse del marcio? Usciamo di qui prima che si muoia tutti di freddo o lasciamo andare. Ci riderà dietro tutto il paese se torniamo a casa per via del freddo. Giusto, ma vi avverto che questa corda è diventata così rigida che non la potrò più usare. Le dispiace se mi metto più vicino a lei, signor Zino? No, vieni pure. Mi sento anch'io la malinconia addosso. Fa un bel freddo stasera, vero? Posso darti una coperta? Oh, grazie tante lo stesso, ma mi ci vogliono tutte e due le mani per reggermi in sella. Scaldati con un sorso. Oh, non ne bevo mai. Quanto vorrei che non ci fossimo mischiati in questo pasticcio. È un modo di passare il tempo. Gli uomini prendono su di sé il castigo del Signore. Tu credi che a Dio importi quel che succede qua giù? Egli vede anche la morte del passero. Io ho visto linciare mio fratello, signor Zino. Io ero quasi un bambino. E certe notti ancora mi sveglio per averlo sognato. Ma era veramente colpevole? Non lo so. Nessuno l'ha mai saputo di sicuro. Un altro sorso di whisky non può dannarmi l'anima ormai. Che robaccia vende quel derby. Ma riscalda. Sembra il fuoco che si sparge nelle stoppie. Basta che entri nelle vene. Spegni quel cerino, idiota. Ci vuoi tradire? A chi dici? Butta quella cicca o sparo. Per ogni buco che mi fai te ne farò due. Comincia pure. Mi sembra che avrà un bel po' da sparare, signor Franco. Silenzio! Sento un rumore! Che è successo? Sono ferito. Dove? Alla spalla. Cretino, devi essere ubriaco. Soltanto un pazzo andrebbe di notte al galoppo per una strada. Ti credevo, bandito. Se quei cavalli non fossero più intelligenti di te, a quest'ora la corriera sarebbe già in fondo al burrone. Buonasera a tutti. Questo è mio marito, il signor Swanson di San Francisco. E mia cognata, Miss Swanson. Sei sposata da poco, Rosa? Solo da oggi. Ecco perché hai tanta fretta. Sono il maggiore Telly.
E comprendo benissimo che la signora sia ansiosa di fare conoscere a tutti il suo ottimo sposo. Grazie, signora. Ma che state facendo quassù a quest'ora di notte? Ecco. Aldo è ferito. Come? Aldo, qua, portatelo qua. Dacci una mano, Gesù. Vado piano, portatelo. Piano, piano, piano. Come stai, Aldo? Potevate fare a meno di saltarmi addosso in quel modo, specialmente di notte. Io non sapevo chi foste. Urlavate tutti come matti. Basta, zitto. Andiamo, adesso, dai, vedo delle facce. Marica, dentro la marica. Qua, sono una brava infermiera. Ah, bravo. No, non mi piace che le donne vedano tanto sangue. Andiamo, Ecco, l'ho levata. Non sanguina più adesso. C'è posto dalla corriera, Aldo. Sarà meglio che ti accompagni in paese e ti faccia dare qualcosa di caldo. Io sto bene. Su, faccia il bravo, non sia testardo. Non farlo stupido. Impicciati dei fatti tuoi. Portate qua il suo cavallo. È sua moglie ora, è da poco. Già, l'ho sentita anch'io la notizia. Ecco il cavallo. Voi avete avuto la fortuna di conoscere la signorina prima che fosse mia moglie. Infatti. Allora forse vi illudevate che avesse una certa simpatia per voi. Già, sicuro. Mia moglie ha un carattere impulsivo. È quel che dico io. È inutile dire che tengo a considerare mio amico ogni amico di mia moglie. A ogni modo, lei si renderà conto che una tale amicizia non può basarsi che sul riconoscimento da parte di tutti che la signorina Melba è ora mia moglie. Bisogna darle tempo perché si possa abituare ai suoi nuovi doveri. Per ora devo confessare che sono geloso di ogni suo gesto. Mi perdonerete, ne sono certo. Uno sposo è spesso esageratamente suscettibile per qualche tempo. Più in là, quando ci saremo abituati alla nostra nuova vita, io sarò lietissimo di accogliere voi e altri amici di mia moglie nella mia casa a San Francisco. Se ella lo desidera ancora. Fino allora. Ma guarda quante arie si dà quel... Ho idea che Rosa si sia cacciata in un bel pasticcio. Ah! Dove siamo? A Yaxbo. Eccoli laggiù. Propongo di astenerci dallo sparare e dal maltrattarli finché non gli avremo dato modo di spiegarsi. Il signor Metz ed io li interrogheremo. Quello che ha ucciso Kincaid spetta a me, se lo ricordi. Prima stabiliamo chi è stato. 10 uomini guidati dalla signora Emma li aggireranno alle spalle. Bartolo, prenda 6 uomini e passi dal boschetto dietro la baracca. Gerardo, tu e Franco e gli altri verrete con me. Desidera un fucile, signor Davide? No, grazie. Voi Spar? Grazie. No, signor Maggiore Telly. Come volete. Oh.
Alzatevi! Butta giù! Ora in alto le mani. No, sape. Non importa, bello, lo capirai. Non ti agitare, resta dove sei e metti sulle mani. Gerardo, prendigli le armi. A chi siete? Cosa volete? Zitto, non parlare. Siamo guardie giurate, non siamo banditi. Capisci adesso cosa facciamo qui? Ma noi non abbiamo fatto niente. Gerardo! Legateli! Avanti, mettiti lì! Ma almeno diteci perché ci arrestate. Lo sapete meglio di noi. Essere molto importanti oppure molto pericolosi. Non è che siete pericolosi, ma nessuno di noi ha mai visto impiccare tre uomini insieme. Impiccare? Ma che abbiamo fatto? Non ci volete neanche dire di che cosa ci accusate? Razzia. Sai cosa significa? Razzia. È omicidio. Omicidio. Ma signor Marti, che abbiamo fatto? State calmo, babbo, sarà uno sbaglio. Ti ricordi di me? Ti sta parlando, carogna. Lo sape. Non ti capisci. Non sono dello stesso parere. Ti faccio parlare io. Basta così, Franco. Ma senta un po', lei la smetta di voler fare il padre eterno qua. Chi le ha detto di comandarci? Li abbiamo presi e allora impicchiamoli prima che si muoia tutti di freddo. Se avete freddo c'è il fuoco, scaldatevi. E farete meglio a tenere a posto la lingua o ve ne pentirete. Chi di voi è il capo? Sono io. E vi chiamate? Donald Martin. Di dove siete? Di Piazzolo. Non è vero. Marco dice di essere di Piazzolo. Prova a cambiare paese, amico. Sono arrivato 3 giorni fa. Ho la casa di Becker in fondo al villaggio. Enzo Becker se ne andò 4 anni fa e la sua casa in rovina. I granai è scoperchiato e sulla porta di casa ci crescono le ortiche. Mi ha venduto la casa per $4,000 a Los Angeles il mese scorso. Allora, caro amico, t'hai imbrogliato. Può darsi. Ma non siamo tanto distanti da Piazzolo che non possiate informarvi. Ho mia moglie lì coi miei 2 figli. Ma guarda che peccato. Un vero peccato. Ma anche in questa terra maledetta avrò diritto ad un processo. E questo è il processo, con 28 giudici, i soli a cui abbiano diritto i ladri e gli assassini in questa terra che chiamate maledetta. Per ora la giuria non ti è favorevole. Non dirò più niente se non mi si fa un giudizio legale. Fai come ti pare, ma questo è il solo giudizio che avrai, prima del giudizio universale. Avete del bestiame qui con voi? Ehi, signor Martin. Aspetto ancora una risposta. Sì, ne ho.
Quanti capi? 50 capi. Da chi li avete avuti? Dal signor Kincaid. Proprio quello che si pensava noi. Ma non sono un razziatore io. Non li ho rubati. Li ho comprati e pagati in contanti. Il mio bestiame era tanto mal ridotto che non ho voluto portarlo con me, così l'ho venduto a Salinas e l'ho sostituito con questo. Potrete ben aspettare, no, finché vedrete Kincaid. Oppure chiedete di me a Piazzolo. Questa è buona, vuole che aspettiamo a chiederlo a Kincaid. Devo ammettere che hai una bella faccia tosta. Lo sai meglio di tutti noi che Kincaid non può dirci nulla. È morto. Morto? Perché credi che fossimo qui? E come potevo saperlo? Ieri pomeriggio stava bene. Ma perché non la smettete con questa farsa e non ci portate dentro se ci credete colpevoli? Perché la giustizia è lenta e poco soddisfacente da queste parti. Possiamo fare prima e meglio da noi. Chi vi ha mandati qui? Lo sceriffo. Non è vero. Non ricominciamo da capo, è già tardi. Lo sceriffo non sa niente di questa storia. Chiedo scusa, volevo dire il vice sceriffo. State a sentire. Io non voglio intralciare la giustizia, ma questo giovanotto ha ragione. Questa è una farsa che può diventare un assassinio. Egli non chiede che quello a cui ha diritto, cioè un processo. Lei dice che è innocente, Martin, e per conto mio lo credo. Sei l'unico a crederlo, Davide. Se lei vuole agire secondo giustizia maggiore, deve aspettare che abbiano confessato. Questi non l'hanno fatto, dichiarano di essere innocenti e lei non ha provato il contrario. Zitto tu! Avete una ricevuta per il bestiame? No, qui con me non l'ho. Ma il signor Kincaid ha detto che non importava. Non l'ho trovato alla fattoria, era fuori nei campi, non aveva carta e penna con sé. Ha detto che me l'avrebbe spedita. Mario! Sì? Da quanto tempo lavorate per Kincaid? Da 6 anni. Ha mai venduto bestiame senza ricevuta? No, non credo che l'abbia fatto. Ma non posso ricordarmi di ogni vendita fatta in 6 anni. Ma aveva l'abitudine di dare una ricevuta? Sì. Sapete se ha mai venduto bestiame in primavera, quest'anno o gli anni precedenti? Le rispondo io. 2 giorni fa mi disse che non intendeva vendere neanche un vitello in questa primavera. Dunque? So che non è molto convincente portare a testimone un morto, ma è la verità. Lei non mi crede. Che direste al mio posto? Ma io mi informerei, indagherei a fondo prima di correre il rischio di impiccare 3 innocenti. Se si trattasse solo di razzia, forse. Ma per omicidio, no. Cosa fa Telly? Come il gatto col topo? Preferirei che confessaste, Martin. Se ci sono dubbi, Telly, finiamola con questa faccenda. Portiamoli dal giudice come vuole Davide. Questo affare non vi riguarda, amico, ricordatevelo. L'impiccagione di un uomo riguarda tutti. Se vi sta venendo a noia la giustizia, vi consiglio di andarvene prima che procediamo oltre. Altrimenti le vostre interruzioni finiranno col dar fastidio. Non mi piace per niente, impiccare un assassino va bene, ma far soffrire questi disgraziati di cui non si sa nulla mentre lei fa l'oratore non è giusto. Sta zitto, non è a noi che fanno la festa. Ma se continui a interromperlo, ho idea che toccherà anche a noi. Avete chiamato babbo questo vecchio? È vostro padre? No. Coraggio, diamine, vi comportate come una femmina. Su con la testa, si muore una volta sola, ragazzo. No, lavora per me. No, no, non sono stato io, non ho neanche un fucile. E chi è stato? Il messicano è stato, me lo ha detto. Io l'ho visto uccidere. Qua non può essere stato, sono stato sempre con lui. Ma sì che è stato lui, signor Martin. Lui dormiva e non voleva farmelo sapere. Ma io ero sveglio e ho sentito parlarne. Il vecchio è rimbambito, parla senza sapere che cosa dice. Inventa storie. Beh, se volete portare a termine questa sporca faccenda, potete almeno lasciar stare lui. Zitto tu! Stai calmo, Maps. Prima non vuol parlare, adesso parla troppo. Come si chiama? Aldo Redi. E quell'altro? Juan Martinez. Non è vero. Ancora non mi riconosci, eh? Sto parlando con te, sai? No, sir. Ah, non mi capisci? Ti chiami Francisco Moretz e la polizia ti sta cercando dappertutto. Era un baro ricercato per omicidio. Voi che dite? Non lo so. Si reggono il sacco fra loro, eh? Perché continua a farmi tante domande? Tanto non crede a quello che dico. C'è del vero anche nelle bugie, se ne dicono abbastanza. Che sapete dirmi di questo vecchio? So che era nell'esercito. Confederati o unionisti?
Ma non lo so, non lo sa di sicuro neanche lui. Forse tutti e due in epoche diverse. Ah, un demente nell'esercito. Attenti! Oh, se n'è scordato. È impossibile. Vi faccio una proposta, Martin. Diteci chi ha ucciso Kinkaid e gli altri avranno salva la vita. Nessuno di noi l'ha ucciso. Allora non ci resta altro. Avanti, portateli là. Andiamo. Ma non volete che vi piaccia, davvero? Dovete aspettare, vi dico. Abbiamo diritto a un processo. Prima devono ascoltarci in tribunale. Non abbiamo fatto nulla. Io altra cosa. Badate che il messicano è mio. No. Miei figlioli, uno è ancora piccolino. Sa appena camminare, non hanno un soldo al mondo, niente. Devo scrivere una lettera. Se siete esseri umani, mi darete il tempo di scrivere una lettera. Non chiede molto, dopo tutto. Hanno paura e cercano di rimandare. Già, non vorrete che arrivi lo sceriffo prima che abbiamo finito. Ma non arriverà in tempo. Credo che abbiate ragione, signor Davide. Ma non credo che lo speriate. Che ore sono? Sono le 3:05. Va bene. Non vogliamo che nessuno abbia motivo di lamentarsi. Se siete d'accordo, signori, aspetteremo fino all'alba. Riportateli indietro. Così avrete tempo, reverendo, di adempiere con comodo al vostro compito. Sicuro, così avranno tempo di riflettere. Ma io non posso scrivere così legato. Va bene, scioglieteli. Cavaliere, io tengo hambre che habla mucho. Se amare matare che non smatan se quieren. Lui dice che vuol mangiare, che ha molta fame, per via di molte, molte chiacchiere. Grazie. Guarda qua, carne fresca! Ma preparata a mangiare per tutti quanti. Non si può dire che rubiamo, appena mangiata non ci sarà più il proprietario. Che cosa stai pensando? Allo sceriffo. Quanto tempo ci mette ad arrivare quell'uomo? E se non dovesse arrivare affatto? È quello che pensavo. A great camp meeting in the promised land. Walk together, children, don't you get weary. Walk together, children, don't you get weary. Walk together, children,
Don't you get weary, there's a great camp meeting in the promised land. Wine to meet your savior, don't you get weary. Wine to meet your savior, don't you. Oh, non lo voglio mettere in dubbio, signor Davide. Sarà una bellissima lettera. Ma sei in buona fede? Non è affar mio leggerla. E sei in malafede? Non mi interessa. È la lettera mia, quella lì? Sì. Che diritto ha a dimostrare la mia lettera? Non fare il galletto, ladro! Ha ragione, Smith. Vi avevo detto che l'avrei tenuta. Non le ho chiesto che di farla arrivare a destinazione. Mi dispiace. Volevo solo dimostrare che lei era... Mi basta di essere impiccato da una banda di fuori legge senza che tutti debbano ridere sui miei pensieri più intimi. Ho detto che mi dispiace. Cercavo soltanto... Non mi importa cosa cercasse. Non ho scritto quella lettera perché la leggessero qui. Non riguarda questi assassini. Io l'ho fatto a fin di bene. Credevo che ci fosse un galantuomo fra di voi, ma mi ero sbagliato. Mi renda la mia lettera. La consegnerò a sua moglie. Oh, non vorrei nemmeno che la toccasse ora. In tal caso, restituitegli la lettera. Sua moglie dovrà essere avvertita, figliuolo. Nessuno di noi saprebbe dirle parole buone e comprensive come questa lettera. Vorrà conservarla per i suoi bambini. Mi scusi. Ehi, il messicano! Dov'è colpito? Alla gamba. Ecco la sua pistola. Ah, mi pare una prova conclusiva. Guardate. Questa era di Larry Kincaid. Dove l'hai presa? Se me levate il proiettile dalla gamba, te lo dico. Ah, questa volta ci capisci. Già so parlare 11 lingue, cara. Ma quello che non chiedo dir non lo dico in nessuna lingua. La gamba, per favore. Desidero stare in piedi per l'ora dello spettacolo. Se qualcuno mi dà un coltello, lo tolgo da me. Non gli date un coltello. Lo lancia meglio di come spariamo noi col fucile. Meglio di tutti voi, certo. Ma se avete paura, vi prometto di restituire il coltello dal manico. Lo faccio io. Muy gentil, ma non può vedere il sangue. Colpo, amico, eh? Riprovaci ancora. Dove avete preso la pistola? L'ho trovata. Dove? In mezzo alla strada. Voi mentite. Pensavo che avrei potuto rimandarla da qualcuno. Mentite! Usted è stonto e cieco. Vi ho chiesto dove l'avete presa. No, Sam. Ma è la verità, l'ha trovata. Non ne dubito. Neanche tu vuoi leggerla. Ma siete davvero così sicuri? Oppure pensate che gli altri lo siano e avete paura di difendere quello che ritenete giusto?
Ho sentito che Marty non vuole che si legga. Oh, che cosa importerà lui a sua moglie di chi l'ha letta se gli eviterà di morire? È una bella lettera. Leggila e vedrai che non è un uomo capace di rubare o uccidere. Può darsi. Ma le frasi più belle del mondo non possono reggere contro il bestiame di Kincaid, la sua pistola e la mancanza di ricevuta. Signori, io propongo di agire d'accordo, perché in seguito non ci siano rappresaglie. Signor Davide, siete pronto ad accettare la decisione della maggioranza? E voi altri che cosa dite? Everybody who's with Mr. Davies in putting this thing off and turning it over to the courts, step over there. Non è la maggioranza, mi sembra, signor Davide. Desiderate lasciar detto qualche altra cosa, Martin? Io non voglio morire. Vorrei fare una confessione. Non sono stato. Era tempo oramai. Ha un prete. Non ci sono preti qui. Quest'ombre può ascoltarmi e riferire a un prete. Va bene, ma fate presto. Io non voglio morire, non voglio. Portateli là. No. Non sono stato io, mi dicono. Io non voglio morire. Non sono stato io. Non voglio, non voglio. Deve avere parecchio da raccontare. Franco, voi, Tommaso e Gerardo frusterete i cavalli? No, io no. Ci sono volontari? Lo faccio io, se nessuno ha coraggio. Io non lo faccio. Lo farai. Ma io non posso. Vedrai invece che potrai. Il ragazzo ha già visto abbastanza, perché non lo lascia stare? Non è affar vostro questo, Gino, non ve ne impicciate. Non voglio maschi in gonnella in casa mia. Farai quello che ti dico. E senza fiatare. Che cosa dico?
Non sono prete. Per l'amor di Dio, ci dica almeno se dobbiamo aspettare. Io non sono prete. Non lo so. No, grazie. Avete 2 minuti per pregare. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros dolores, así como nosotros perdonamos a nuestros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los mandamientos. Allora, signor Davide, mandi lei una persona fidata da mia moglie e dai miei bambini. Mandi una donna d'età, avrà un compito molto difficile. Farò quel che posso per la sua famiglia. I miei genitori sono morti, ma i suoi vivono nell'Ohio. Kinkett non voleva vendere il bestiame. La vedova lo ricomprerà e Maria potrà pagarsi il viaggio. Legateli. È inutile ripetervi che siamo innocenti, vero? Inutile. Non è per me che lo dico. Altri uomini che avevano famiglia sono stati impiccati. È molto triste, ma è la giustizia. Giustizia? Che importa a voi della giustizia? Non vi importa di scoprire se siamo i colpevoli. È stato ucciso un uomo a cui tenevate, qualcuno deve essere punito. E adesso chi penserà ai miei bambini? Sono soli e abbandonati, capisci? Assassino! Con che bella compagnia devo morire. Stai zitto tu, stai zitto! Stai zitto tu! Basta! Smettetela, pazzi! No, smettete a voi! Fermo! Basta! No, ma basta! Avanti! Metteteli su! No, 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 voglio morire! Stai fermo! Fate presto! Non voglio morire! Non voglio! Date pure il segnale. Finitelo. You got to go there by yourself. Nobody else can go for you. You got to go there by yourself. Oh, you got to stand before your maker. You got to stand there by yourself. Nobody else can stand for you. You got to stand there by yourself. Oh, you got to ask the Lord forgiveness. You got to ask him for yourself. Nobody else can ask him for you. You got to ask him for yourself. Oh, you got to go to the lonesome valley. You got to go there by yourself. Nobody else can go for you. You got to go there by yourself. Hey, boy! Che erano tutti quegli spari? Li abbiamo presi, sceriffo! È tutto fatto, abbiamo provveduto a tutto. Ma di che stai parlando? Gli assassini di Kinkade, li abbiamo presi tutti e 3. Sì, e li abbiamo impiccati anche. Ma Larry Kinkade non è morto. Non è morto?
Ma noi abbiamo... Io ho lasciato adesso Kincaid a casa sua. Ho già arrestato chi l'ha ferito. Ma, sceriffo, quegli uomini avevano il suo bestiame e persino la sua pistola. Dammi quel distintivo. Signor Davide, sono certo che lei non ha avuto parte in questa faccenda. E lei mi dirà chi vi ha partecipato. Tutti, meno sette. Dio abbia misericordia di voi. Io non ne avrò certo. Avanti, andiamo. Se non ha nulla in contrario, vorrei leggere la lettera di margine. Sarebbe bene che molti potessero leggerla. Secondo me, Telly è quello che dovremmo impiccare. Tu provi un gran gusto a impiccare, vero? Dico, Davy, perché lo li hai fatti aspettare tanto? Ho visto la tua faccia, era quella di una bestia, di uno sciacallo. Due sole cose hai amato in tutta la tua vita. Il potere e la crudeltà. Non sai che sia la pietà, non conosci neanche il rimorso. In cuor tuo sapevi che quei tre erano innocenti, ma morivi dalla voglia di vederli impiccare. Di obbligarmi a guardare. Avrei potuto freddarti col fucile come si fredda ogni animale che tenta di uccidere, ma non l'ho fatto perché sono vile. Sei contento di avermi costretto ad andarci? Sei fiero di me? Ma come ci si sente ad aver generato un vigliacco? Signor Maggiore, non ti viene il dubbio che possa esserci anche in te della viltà e che gli altri se ne accorgano e sparino fra loro? Apri la porta adesso, voglio vedere la tua faccia, voglio sapere come ti senti ora. Stanno facendo la colletta per la vedova Martin. Anche Mapes ha contribuito. Credevo che non si facesse vedere per ora. Infatti, ha mandato Sparks. A proposito, ho messo $25 a testa per noi due. Quanto hanno fatto? Quasi 500. Mica male per un marito tanto stupido da comprare il bestiame in primavera e senza ricevuta. Dovresti leggere anche tu questa lettera. Sai che non so leggere.
Te la leggo io. Mia cara moglie, il signor Davide ti dirà quel che è successo stanotte. È un uomo buono e ha fatto di tutto per salvarci. Credo che ci siano altri uomini buoni qui, ma forse non sanno quel che fanno. Sono loro di cui ho compassione, perché per me sarà finita fra poco, mentre essi dovranno ricordarsene per tutta la vita. Un uomo non può farsi la legge da sé e uccidere senza far male a tutto il genere umano, poiché così ha violato non una sola legge, ma tutte le leggi del mondo. La legge è qualcosa di più grande che non le parole del codice o i giudici o gli avvocati che la mettono in atto. È tutto quanto il mondo ha imparato circa la giustizia e il bene e il male. È la coscienza stessa dell'umanità. Non può esservi quella che chiamiamo civiltà se gli uomini non hanno coscienza. E se vogliono mettersi a contatto con Dio, come possono se non con la coscienza? E che cos'è la coscienza di ognuno se non una piccola parte della coscienza di tutti gli uomini del mondo? Non mi resta altro da dirti che di baciare i bambini e che Dio ti benedica. Tuo marito Donna. Dove andiamo? Voleva che sua moglie avesse questa lettera, no? Non c'è nessuno che si occupi dei bambini, no?